amici di Rete 8 Sport, buon pomeriggio da Lorenzo Valeriani e benvenuti al nuovo appuntamento con Eccellenza On Air, il nuovo format di Rete 8 Sport che va sui campi delle sette sorelle di Eccellenza che si giocheranno la promozione in Serie D. Come vedete nel mosaico tanti gli interventi che avremo a disposizione con i nostri inviati che naturalmente hanno preso le ultime notizie o stanno prendendo le ultime info sui campi. Sarà un turno importantissimo, non solo perché Chieti e L'Aquila, le big di questa stagione, si affrontano all'Angelini, ma anche perché tra Avezzano e Delfino c'è bisogno assolutamente di raccogliere punti, visto che sono attardate rispetto alla battistrada Chieti. L'Aquila, che ha un turno in meno, quindi classifica un po' falsata da questi turni di riposo. Io sono a Leonardo Petruzzi. A proposito di turni di riposo, l'angolana domenica osserverà il suo, non scenderà in campo, anche se mister De Eugenio, non so se vi arrivano le voci, sta martellando i suoi in questa giornata dove appunto il tecnico angolano sta provando determinati schemi per la prossima settimana, non per questa domenica dove, lo ripeto, osserverà il turno di riposo. Purtroppo saltata la gara tra Lanciano e Capistrello, ancora tanti casi di positività all'interno del gruppo squadra del Lanciano di Di Pasquale, e allora gara ufficialmente rinviata. Di due i match in programma, quello più importante tra Chieti e L'Aquila, quello tra Avezzano e Delfino Flacco Porto. Sono pronti i nostri inviati e io do immediatamente la linea alla nostra Alice Pagliaroli da Capistrello, che ci racconterà le ultime news sulla formazione di Giordani, che proprio domenica scorsa, nel primo turno del suo campionato, ha lasciato i tre punti proprio alla formazione di Nico De Eugenio, che, lo ripetiamo, è qui sul campo a martellare i suoi. Linea a te, Alice. Allora il Capistrello andrà ad affrontare una nuova giornata di riposo, perché ricordiamo in occasione dell'esordio aveva appunto scontato il suo primo turno di riposo, così come stabilito dal calendario. Io però, per tutti gli aggiornamenti relativi alle novità che arrivano dal campo, magari vorrei riproporli in occasione del prossimo collegamento. Nel frattempo, come potete osservare accanto a me, uno dei protagonisti della partita di domenica a Città Sant'Angelo, cioè Francesco Di Renzo, centrocampista granata. Ciao Francesco, benvenuto. Ciao Alice. Allora, ti lasciamo andare subito perché ti devi aggregare alla squadra. Non so se riuscite a vedere alle nostre spalle, i ragazzi stanno scendendo in campo proprio in questi minuti per la seduta del pomeriggio, però Francesco non si allenerà con gli altri per un piccolo problemino. Sì, dopo la partita di domenica ho riscontrato un problemino al flessore, cioè ho preso una botta mentre giocavo e il muscolo è andato in protezione e mi si è formato un piccolo problema al flessore. Niente di grave però. No, oggi mi alleno a parte, già da lunedì resto in gruppo. Allora proviamo un attimino a fare una panoramica di quella che è stata la reazione poi alla partita di domenica contro l'angolana, perché so di un mister Giordani molto soddisfatto nonostante il risultato. Sì, il mister è stato soddisfatto, anzi molto soddisfatto per l'ottima partita che abbiamo disputato, giocando in 10 dal decimo del primo tempo. Sapevamo che andavamo a affrontare una squadra forte e ci siamo dovuti mettere a tre dietro, non abbiamo potuto più attaccare, però appena abbiamo provato a reagire un po', abbiamo trovato subito il gol del 2-1, poi abbiamo gestito nel miglior modo la partita, cioè non abbiamo sofferto quasi niente. Cioè, non è arrivato il gol del pari però. No, non è arrivato il gol del pari, ma la prestazione è stata ottima, come ripeto, giocando in 10 dal primo tempo con una squadra così che veniva da un pareggio importante a Avezzano, abbiamo fatto un'ottima partita. Ok, un'ultimissima cosa, poi lo lasciamo andare. Tanti amici, tanti colleghi nelle altre sei compagini di questa nuova formula del campionato di Eccellenza. Ti sei già fatto un'idea di quelli che sono i valori in campo? Chi la spunterà alla fine? Io so con l'idea che questo campionato ci si può aspettare di tutto, perché vediamo compagini importanti come Chieti, L'Aquila, Avezzano,
Ma io so con l'idea che sto campionato si vede ogni domenica può cambiare. È capace che una squadra come noi, che all'inizio non dovevamo puntare a vincere il campionato, può fare punti in qualsiasi campo perché abbiamo strutturato una bella squadra. Però le squadre che se lo possono pretendere questo campionato, adesso come adesso, sono due: sono Chieti e l'Aquila, che hanno fatto delle formazioni da un'altra categoria. Poi magari diteci se siete d'accordo, però il messaggio è chiaro, ci crede anche il capistrello ed è giusto che sia così, assolutamente. Lorenzo, se sei d'accordo per le ultime dei campi ci sentiamo tra pochissimo. Io ringrazio e saluto Francesco Di Renzo. Sì, grazie Alice, un saluto a Francesco Di Renzo, in bocca al lupo a lui e a tutto il capistrello per questo nuovo campionato che è iniziato male, ma come ha evidenziato lui c'è stata la voglia sicuramente da parte della squadra di Giordani di andare a riprendere un risultato che sembrava scontato dopo l'espulsione, ma Capistrello che insomma ha messo la testa a posto, ha accorciato le distanze, poi non è riuscita però a trovare il pari contro l'angolana di Nico De Eugenio. Io sono proprio qui al Leonardo Petruzzi di Città Sant'Angelo per osservare un po' le ultime dinamiche, le ultime indicazioni da parte di Nico De Eugenio, ma ricordiamo che l'angolana domenica osserverà il turno di riposo, quindi settimana piena, 2 settimane piene di allenamento per la formazione di Città Sant'Angelo, che ovviamente vorrà ripetere non solo le prestazioni ottime di Avezzano, ma soprattutto il risultato, anche se, come ha detto ai nostri microfoni Nico De Eugenio, e lo ascolteremo stasera nell'edizione serale su Rete 8 Sport, canale 11 del Digitale Terrestre, vorrà ripetere appunto il risultato ottenuto proprio qui su questo manto erboso di Città Sant'Angelo, proprio contro il Capistrello. Quindi angolana che non molla. Un'altra squadra non deve mollare perché viene da 2 sconfitte consecutive, viene da 2 sconfitte con forse le squadre più forti di questo campionato, cioè l'Aquila e Chieti, e io lo vedo già in onda con noi, in nostra compagnia, come sempre in forma da Pescara, Federico Di Fabio. A te, Federico. Ciao Lorenzo, buon pomeriggio a tutti i telespettatori, a tutti i colleghi che sono in diretta insieme a noi. Hai detto bene, il Delfino sicuramente ha ben figurato contro due delle squadre che, a detta di tutti, sono le più forti di questo mini torneo. Delfino che si è ritrovato ieri nel campo d'allenamento San Marco per l'ultima seduta d'allenamento prima della seduta di rifinitura che verrà osservata domani alle ore 14, perché oggi Mister Bonati ha dato un giorno di riposo alla squadra, appunto preparativi in vista dell'Avezzano. C'è da dire però una notizia importantissima all'ultimo minuto, è quella della negatività di tutti i ragazzi che ieri hanno fatto il tampone rapido. Questa mattina sono arrivati tutti i risultati e fortunatamente sono negativi. Parlando del campo, c'è ancora una defezione importante per Mister Bonati, ovvero Giuseppe Molenda, che ha dato forfè nelle prime due partite, nonostante nella prima fosse in panchina con l'Aquila per una pubalgia. Lo ha tenuto fuori anche questa settimana, non si è allenato fino ad oggi per questo problema. Ovviamente ha fatto un lavoro a parte con lo staff tecnico del Delfino, però sicuramente non sarà del match. Contrariamente all'Albanese, avevamo detto che avrebbe recuperato contro il Chieti settimana scorsa, ma così non è stato. Ha osservato un altro turno di riposo, il classe 99, ma lo abbiamo visto in campo in queste 3 sessioni di allenamento guidate da Mister Bonati e dal suo staff, quindi sicuramente ha avuto notizie un po' più positive rispetto a settimana scorsa, quindi sicuramente sarà del match, al pari anche di Kevin D'Alessandro, un terzino sinistro che è stato, diciamo, una colonna del terzino Flaccoporto 4 stagioni, poi quest'anno ha deciso per motivi di lavoro di avere meno impegni, di trasferirsi in promozione con il Casoli di Atri, però poi appunto, visto anche lo stop delle categorie inferiori d'eccellenza, è tornato nella troupe di Bonati e potrebbe essere il momento giusto per esordire proprio domenica ad Avezzano. C'è stato un altro infortunio per la troupe di Bonati, ovvero quello di Brian Brattelli, l'ex Chieti. L'Aquila ha osservato in queste due match, appunto, una sfida contro la propria ex squadra, sia Chieti che l'Aquila, appunto, in ordine. Lui che ha avuto una tallonite, quindi dovrà dare sicuramente forfè per il match con l'Avezzano, è stato aggregato, e questa è una bella notizia, in chiave giovanile,
Muliero Harrison, un classe 2004 dagli allievi, da ieri si è aggregato con la prima squadra. Vedremo se anche lui otterrà dei minuti in campo. Lorenzo, noi abbiamo sentito ieri le voci di alcuni protagonisti, Francesco Pirrarullo che ci ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore del Delfino Flacco Porto e poi da Lorenzo Falco, uno dei talenti più riconosciuti di questo campionato, che ascolteremo questa sera nella edizione serale, come hai detto tu prima, di Eccellenza On Air su Rete 8 Sport. Se sei d'accordo, per il momento ti restituisco la linea. Siamo con Lorenzo Falco. Allora, Lorenzo, prima vorrei fare con te un bilancio di queste 2 annate con il Delfino, sicuramente di crescita dal tuo punto di vista personale. Sei venuto comunque dal settore professionistico, trovarsi in Eccellenza non è mai facile, è un campionato estremamente difficile. Quali sono state le tue sensazioni e come si è trovato? Intanto ciao a tutti, sono stati 2 anni molto belli, per dire, vi dico la verità. Stando a Teramo e passare una squadra di eccellenza è stato un gran passo secondo me, perché fare subito è stato, diciamo, un bel salto di qualità. Sono stati 2 anni di crescita. Il primo anno, vi dico la verità, è stato un po' difficile, perché ovviamente stando subito per andare con i grandi il passo era diverso. E quest'anno invece sta andando bene. Eravamo partiti molto bene prima del Covid, ovviamente. Stavamo primi fino a ottobre, poi a causa del Covid ci siamo dovuti fermare. Adesso con questo inizio di campionato, queste 2 sconfitte non ci hanno aiutato tanto, però stiamo migliorando, ci stiamo allenando molto bene, siamo un gran gruppo. Sono state 2 partite molto belle, alti ritmi, alta intensità, e sono state 2 squadre veramente con grandissimi giocatori. Ad esempio, cioè, come ha detto lei, con Zanon è stata veramente una grandissima partita, perché giocando con dei veri giocatori come lui e procurarsi un fallo di esperienza su di lui è stata una grande cosa. Però, cioè, tralasciando queste cose, sono state veramente 2 bellissime partite contro 2 grandissime squadre. Siamo con Francesco Pietrarullo. Allora, Francesco, prime dichiarazioni con la maglia del Delfino. Innanzitutto, come stai e come si è trovato? Alla grande, sto benissimo, mi sono trovato a mio agio, un bell'ambiente, sto bene. Quali sono i tuoi obiettivi stagionali prima di parlare un po' direttamente del campo? Gli obiettivi è cercare di fare il meglio possibile, sia a livello personale che di squadra, poi il campo darà le risposte e vediamo come va. Prima abbiamo fatto un cenno con Lorenzo Falco sui settori professionistici giovanili, anche tu provieni da un settore giovanile professionistico, cosa ti ha lasciato e secondo te qual è l'importanza di avere magari un imprinting di una società di spessore? Sicuramente è importante far parte, avere la possibilità di far parte di un settore giovanile importante come l'Ascoli. Poi, ovviamente, usciti dal settore giovanile è difficile ambientarsi in una prima squadra. Comunque, stai in un ambiente di gente più grande, però cioè, serve per maturare. Quindi, è un percorso che uno fa piano piano e va bene, cioè, è una buona cosa, diciamo. Appunto, passare dai giovani ai grandi, qual è lo scotto maggiore che magari può soffrire un giovane? Ma sicuramente entrare subito nell'ottica che non si gioca più per crescere, ma si gioca per ottenere risultato, quello penso sia la cosa più importante. Partendo a parlare insomma del campo, la prima partita hai giocato tutti i minuti con la maglia del Sì. Delfino contro un avversario ostico, comunque la tua prestazione può essere comunque definita positiva. Ma sicuramente, peccato la traversa, perché sicuramente il risultato secondo me sarebbe finito in maniera diversa la partita. Purtroppo la traversa è stata dal mio punto di vista sfortuna, ma c'è la prossima settimana, quindi pensiamo alla prossima settimana. Sì, grazie Federico, ma naturalmente tornerò da te prima della chiusura per avere un po' le notizie last minute di questa giornata. Permettimi di dire che sarà sicuramente una giornata decisiva non solo per il Delfino, ma credo anche per l'Avezzano, perché le due favorite, chiamiamole così, corrono e corrono moltissimo. E allora, per vedere se stanno correndo anche adesso, permettetemi la battuta, vado proprio al Gran Sasso d'Italia, Italo a Concia. C'è il nostro amico Angelo Liberatore che ci parlerà dell'Aquila 1927. Ciao Angelo, cosa fanno i ragazzi di Mister Cappellacci? Dimmi a te.
Buongiorno Lorenzo, ho cercato quanto più possibile un posto consono considerando il nostro clima come di consueto inclemente, la settimana scorsa pioggia, stavolta il vento, spero a disturbare il meno possibile il collegamento. Sì, l'Aquila è in campo proprio in questo momento, la seduta d'allenamento del venerdì convocata per le 14:30, prima dell'inizio della seduta, dirigenza in campo, questo a rimarcare ancora una volta l'unità di intenti tra squadra e società blu. Il lavoro prettamente tattico sta per cominciare proprio in questi minuti, una primissima fase di riscaldamento in gruppo, dovrebbero essere, questa è una buona notizia, in ottica partita di domenica con il Chieti, dovrebbero essere recuperati sia Moscianese che Alex Sì, scusa Angelo, c'è un vento fastidiosissimo che ci fa tornare un cattivo ritorno proprio in audio. Facciamo una cosa, capire. Guarda, sì, ti lascio qualche istante per cercare di trovare una posizione migliore. Rimani con noi ovviamente perché ci interessano le ultime info sull'Aquila. Andiamo però, e qui sarai curioso anche tu, a conoscere la situazione a casa Chieti, perché la formazione di Lucarelli, dopo le due vittorie consecutive, vuole mantenere il piede sull'acceleratore. C'è lo scontro diretto, lo scontro importante proprio all'Angelini. Andiamo a conoscere lo stato di forma della formazione nero-verde con il nostro Arsene Iannotti, che vedo pronto, collegato in diretta su Eccellenza On Air, per raccontarci le ultime vicende da Chieti. A te Arsene. E buon pomeriggio anche a te Lorenzo. E allora, in corso la penultima seduta di allenamento della settimana per il Chieti, per la capolista sul sintetico di Tollo, la squadra di Alessandro Lucarelli, che domani svolgerà la rifinitura in mattinata al Stadio Angelini. La scelta della società è stata chiara, quella di preparare le sfide casalinghe all'Angelini, mentre le gare esterne, come la scorsa settimana del resto, a Tollo, sono tutti a disposizione del tecnico avezzanese Lucarelli, compreso il portiere Matteo Forti, che ha avuto un problemino, ma dovrebbe comunque essere della sfida, il big match contro l'Aquila, che è una partita già decisiva. Ci sarà anche De Fabritis, che però partirà dalla panchina, mentre Manfredo Pietrantonio, costretto a dare forfè contro il Delfino Flaccoporto a causa di un problema muscolare, è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Ma sulla fascia mancina c'è abbondanza, Lorenzo, perché oltre a Siragusa, che ha giocato contro il Delfino Flaccoporto, c'è anche Riccardo Mastrilli, ultimo colpo del DS, Antonio Paciarella, del presidente Mergiotti e del patron Giulio Trevisan, un terzino sinistro, il 14° acquisto del Chieti in questa sessione di mercato interminabile, perché si concluderà solo il 27 di aprile, dunque tra 4 giorni. Si sta allenando anche Anas Icramella, che non era al meglio della condizione sia con il Lanciano ma anche con il Delfino, infatti non ha ancora accumulato alcun minuto in campo, sempre panchina. Tra poco vi darò anche le ultime sulla formazione, abbiamo anche realizzato un'intervista di cui vi parlerò tra poco. Soprattutto Lorenzo, cercheremo di capire chi prenderà il posto di Cristiano Verna a centrocampo. Per ora è tutto Lorenzo. Grazie Arsene per queste ultime novità da Chieti. Vi prego di rimanere collegati perché, come ben sapete, lo sapete meglio di me, negli ultimi minuti degli allenamenti, insomma, si decidono non solo le formazioni, ma soprattutto si avrà la contezza dei tanti giocatori che saranno abili alle gare di domenica. Abbiamo aperto la finestra prima con Federico Di Fabio, proprio a proposito del match tra il Delfino e l'Avezzano. È arrivata in diretta con noi a farci compagnia e a farci raccontare le ultime news a casa Lupi, a casa dell'Avezzano, la nostra Veronica Di Giovanni. Buon pomeriggio Veronica, raccontaci qualcosa, perché come detto in precedenza, questa per mister Torti e mister Bonati sarà sicuramente una gara decisiva. A te.
Buonasera a tutti, eh sì, gara decisiva e questo sicuramente i ragazzi di Mister Torti lo sanno. Al lavoro dalla giornata di martedì, ricordiamo lo stop per la seconda gara di eccellenza che non si è giocata per le positività del Lanciano, uno stop che però in casa biancoverde è stato preso in modo positivo, passatemi il termine, in questo periodo. In modo positivo perché i ragazzi hanno avuto più tempo per migliorare quelli che sono stati poi i limiti visti in campo contro l'Angolana. Quindi il tecnico Torti potrà da domenica fare di nuovo affidamento sulla prestazione di Blanco che era infortunato, torna anche Cancelli, quindi Blanco e Cancelli sicuramente partiranno dalla panchina per la gara contro il Delfino Flaccoporto. Intanto notizia proprio degli ultimi minuti, sono stati fatti i tamponi settimanali come di consueto, sono risultati tutti negativi sia giocatori che staff tecnico, quindi insomma in casa Avezzano la situazione almeno per quanto riguarda i contagi è sotto controllo. Mister Torti, come ben sapete, non mi dice mai in merito alle formazioni, lui è uno dell'ultimo secondo proprio, lo rivela anche ai ragazzi proprio poco prima della gara, però sono riuscita a strappare qualche informazione, sicuramente l'11 iniziale non sarà stravolto rispetto a quello della prima gara di andata contro l'Angolana, ci saranno sicuramente però delle migliorie a centrocampo, ecco abbiamo visto nella prima gara con l'entrata nel secondo tempo di Ica e Braghini un livello sicuramente superiore, quindi il tecnico sicuramente premierà l'impegno dei due under. Questo è tutto da Avezzano, poi per tutte le informazioni specifiche vi rimando al servizio che andrà in onda questa sera su Rete 8 per tutti i dettagli che ci ha svelato il tecnico Torti che a breve andrò a intervistare in sala stampa. E siamo in attesa della terza gara di andata del campionato di eccellenza, quella che vedrà l'Avezzano Calcio impegnato nella gara casalinga contro il Delfino Flaccoporto. Sono insieme al tecnico biancoverde Antonio Torti. Mister, come vi state preparando per questa gara? Molto bene. I ragazzi sono coscienti dell'importanza di questa partita, che riveste questa partita, perché fare i tre punti ci permette di essere ancora agganciati a un discorso importante, per cui sappiamo di questa importanza, sappiamo anche delle difficoltà che sicuramente andremo ad affrontare, proprio perché affrontiamo una squadra che dà fastidio a tutti, che ha messo tutti in difficoltà. Però questo a noi interessa fino a un certo punto, cioè noi dobbiamo cercare in tutte le maniere i tre punti, perché ripeto, vogliamo ancora rimanere agganciati a un discorso importante. A livello fisico, mister, nella prima gara hanno pesato sicuramente le assenze come quella di Blanco, di Cancelli, le loro condizioni attuali? Stanno abbastanza bene. Blanco stiamo valutando bene se effettivamente portarlo anche in panchina. Quindi ecco, già potrebbe essere disponibile per la gara di questa domenica. L'umore, mister, com'è? Perché in tanti mi fermano e mi chiedono, la qualità c'è tutto in campo, l'umore dei ragazzi però com'è? No, è buono perché secondo me loro sono coscienti di essere una buona squadra, certo, è inutile nasconderci, no? Ci sono delle squadre sicuramente meglio attrezzate, no? L'Aquila e Chieti su tutte. Però le partite vanno sempre giocate, le partite partono tutte da 0-0, non c'è la squadra che parte battuta, per cui è sempre poi il rettangolo verde che dirà insomma il responso definitivo di una partita. Noi ci dobbiamo preparare bene come stiamo facendo e andare in campo e cercare di ottenere il massimo. L'umore è buono, è alto, sappiamo, ripeto, come ancora una volta, dell'importanza di questa partita e sono convinto che faremo una grossa partita. Mister, per concludere, io non le chiedo ovviamente il modulo, gli 11 titolari, perché so che lei non lo dice e giustamente dico anche, aggiungo, potrebbe esserci però uno stravolgimento rispetto alla formazione della prima gara? Potrebbe, non potrebbe, diciamo che sicuramente il secondo tempo della prima gara ci ha dato qualcosa in più, però era stato tutto studiato questo, per cui sapevamo che noi nel secondo tempo saremmo usciti alla grande. Peccato per quel gol preso alla fine del primo tempo della partita con l'Angolana, perché altrimenti la partita magari con un pizzico di buona sorte potevamo anche vincerla, no? Sicuramente ci sarà qualche cambiamento, però ecco, non in maniera da stravolgere la squadra, sicuramente ci saranno degli innesti
che hanno fatto bene quando sono entrati alla prima partita e mi sembra anche giusto, insomma, dare loro, come si dice, la possibilità di riconfermarsi perché hanno fatto bene. Questo non vuol dire che è una bocciatura per chi è partito titolare nella partita iniziale. Assolutamente siamo in tanti, ci sono dei ragazzi in gamba ed è giusto che l'allenatore faccia le scelte in base anche a quello che vede durante la settimana, per cui bisogna stare sereni e tranquilli che lo spazio c'è per tutti, insomma. La ringrazio, mister Torti. Quindi testa alla gara di domenica, gara interna contro il Delfino Flaccoporto. Grazie ancora, Prego, mister. prego, grazie a voi. Grazie Veronica, so che hai un impegno impellente, quindi ti lascio libera, ma ti ringrazio nuovamente per questo aggiornamento sulle condizioni dell'Avezzano, non solo tecniche ma anche sanitarie. Ci fa piacere ascoltare dalla tua voce proprio in diretta la negatività di tutto il gruppo squadra e dello staff tecnico. Io tornerei all'Aquila, ad Angelo Liberatore, per vedere se il ritorno audio è migliorato rispetto al precedente collegamento. Linea a te, Angelo, per farci raccontare dalla tua voce quello che sta accadendo al Gran Sasso d'Italia Italo Acconcia dell'Aquila. A te. Allora Lorenzo, mi sono spostato nella parte più alta della tribuna, che è sicuramente quella più protetta Molto dalle meglio, raffiche di Angelo. vento. Molto meglio, Perfetto, bene quindi così. spero che si possa sentire meglio il mio audio. Vi dicevo, la sessione di allenamento dell'Aquila è cominciata intorno alle 14:30. Notizie che arrivano positive dall'infermeria, dovrebbero essere recuperati per la partita di domenica a Chieti sia Patrizio Moscianese sia Alex D'Ercole, che avevano accusato problemi fisici. Moscianese si era fermato alla mezz'ora della partita con il Delfino per un problema all'inguine, D'Ercole invece è arrivato dal Ponte Romano, aveva un'infiammazione all'adduttore. Entrambi comunque dovrebbero essere a disposizione del tecnico Cappellacci. Come detto, sessione in corso, prima parte dedicata naturalmente al riscaldamento in gruppo. C'era buona parte della dirigenza allo stadio Gran Sasso Acconcia per rafforzare ancor più questo rapporto di vicinanza tra squadra, società, per arrivare all'obiettivo, che è quello che aveva dichiarato anche dopo la prima partita della nuova stagione il copresidente Gabriele Di Cristofaro. Aveva detto: non ci siamo mai nascosti, vogliamo salire in Serie D. Ora invece il tecnico Roberto Cappellacci ha già diviso i suoi in due gruppi e si sta procedendo con una partitella, scopo naturalmente tecnico-tattico, e si stanno provando tanti movimenti. Ho visto anche che è stato portato in area il gonfiabile, la sagoma per allenare i portieri. Insomma, partita con il Chieti che potrà essere risolta da un episodio. L'episodio potrà scaturire anche da palla inattiva, e quindi importantissimi saranno anche gli schemi. E naturalmente su questo Cappellacci chiede a tutti la massima attenzione e anche la massima discrezione, se così si può dire. All'inizio dell'allenamento non aveva preso parte alla prima fase di riscaldamento al Tares Diaz, poi tutto sembra rientrato. Se ci dovessero essere comunque dei problemi per il difensore spagnolo, credo che non lo sapremo prima della rifinitura di domani. Questo è quanto dall'Aquila. Grazie, grazie Angelo. Naturalmente rimani con noi perché prima della chiusura torneremo su tutti i campi per vedere un po' cosa sta accadendo. È un venerdì, è una giornata importante, tra 2 giorni si gioca e soprattutto tra 2 giorni per molte squadre ci sarà questo bivio quasi fondamentale, perché insomma è un mini torneo, poche le gare, e quindi è meglio mettere subito cascina. Fieno in cascina per insomma ottenere punti e per non lasciare scappare via le battistrada. In questo momento Chieti avanti a tutte, 2 gare disputate, 2 vittorie per la formazione di Lucarelli. Allora ricominciamo il giro, prima però di tornare da Alice Pagliaroli, un piccolo focus su quello che sta accadendo qui al Leonardo Petruzzi, De Eugenio, che nella prima parte ha allenato la fase difensiva con i suoi del reparto arretrato, mentre ora si fa riscaldamento col pallone, come detto in apertura, angolana, che domenica osserverà il turno di riposo dopo aver battuto domenica scorsa proprio su questo terreno il Capistrello. Nella prima giornata invece 1-1 con tanti rimpianti per la formazione pescarese. A detta di De Eugenio, quella è stata la miglior partita forse dell'anno contro un avversario ostico, bicchiere mezzo vuoto per il
qualche punto in più, ma sulla carta un pari con l'Avezzano e la vittoria con il Capistrello può sicuramente accontentare non solo il mister ma anche la dirigenza, che vedo qui presente contenta e felice con il sorriso sulle labbra, perché questa formazione a fari spenti insomma sta disputando già un bel campionato. E allora torno da Alice Pagliaroli, che a Capistrello prima era con l'ospite Francesco Di Renzo. Alice, puoi darci qualche novità dell'ultimo minuto? Linea a te. In realtà, Lorenzo, le novità dell'ultimo minuto qui serviranno a poco, considerando che domenica si sconterà un altro turno di riposo dovuto al rinvio della partita con il Lanciano. Tra l'altro colgo l'occasione per... Com'è l'ambiente, Alice scusami, Alice perdonami se ti interrompo, com'è l'umore della squadra? Perché forse c'era bisogno di tornare subito in campo e invece i casi di positività nel Lanciano hanno impedito la formazione di Giordani di andarsi a riprendere una rivincita dopo la battuta d'arresto qui a Città Sant'Angelo. In realtà è un ambiente molto molto positivo. La società, parliamoci chiaro, ha sempre parlato di questo campionato come una fase allenante in vista della prossima stagione. Non hanno grandissimi obiettivi, i ragazzi, come avete avuto modo di sentire, ci credono anche per una questione di competizione con i colleghi di altre squadre, ed è giustissimo, come abbiamo detto prima, che sia così. Per quanto riguarda chiaramente la vicenda Lanciano, la salute in questo momento viene prima di ogni altra cosa, quindi i ragazzi sono assolutamente d'accordo con la decisione. Tra l'altro, nota di servizio, domani verranno sottoposti a tampone nel primo pomeriggio, diciamo dopo pranzo, poco prima dell'ultimo allenamento della settimana, per cui in serata o al massimo domenica mattina si avranno i risultati. Per il resto, ripeto, tutto tranquillo. Hanno iniziato con un riscaldamento con la palla, adesso non so se riuscite a vedere, hanno portato la porta a metà campo e sono impegnati negli scatti. I portieri ovviamente si allenano a parte, domani ci sarebbe stata la classica rifinitura, che a questo punto non ci sarà. Andiamo a vedere però quelle che sono le novità in termini di rosa a disposizione per la prossima partita, che a questo punto diventa quella che verrà disputata tra una decina di giorni contro il Delfino Flacco Porto, perché l'unica squalifica, e cioè quella di Fantozzi, rimediata domenica in occasione dell'espulsione a Città Sant'Angelo, verrà scontata appunto in occasione della partita col Delfino Flacco Porto. Tornano invece a disposizione Luca De Meis e Giacomo Fantozzi. Piccola nota per quanto riguarda Luca De Meis, che in realtà è una vera e propria batosta per l'allenatore Giordani, perché non farà più parte della squadra, almeno per questo mini campionato, perché per motivi lavorativi ha dovuto allontanarsi da Capistrello, per cui i migliori auguri personali a lui, ma di certo una brutta notizia per Paolo Giordani. Ci sono poi degli infortuni dell'ultimo momento, perché si stanno allenando a parte sia Lorenzo Antonini per dei guai muscolari, sia Giordano Giordani, un centrocampista classe 97 che ha riscontrato dei problemini al collaterale. Detto questo, le notizie in realtà terminano qui, le più importanti di settimana arrivano appunto da Lanciano, e allora ancora un turno di riposo per un rinvio qui a Capistrello, e sarà tutto rimesso alle prossime settimane, ci sarà un nuovo turno infrasettimanale di recupero. Detto questo, quello che vedete alle mie spalle è quello che accade oggi qui a Capistrello. Grazie Alice Pagliaroli della Capistrello, rimani con noi sul nostro meraviglioso mosaico composto da ben cinque tasselli. Abbiamo ascoltato le parole di Alice sulle ultime notizie da Capistrello. In bocca al lupo anche da parte nostra a Luca De Meis, gran bel giocatore, ma noi lo diciamo spesso, il lavoro prima di tutto, anzi lo studio prima di tutto, poi anche il lavoro e poi, se c'è tempo, anche il calcio. D'altronde la nostra passione, siamo qui proprio per raccontarvela. Allora, io tornerei da Federico Di Fabio. Nel frattempo, davanti a me è passato Ruggeri, che sta facendo un allenamento individuale, corsetta sulla fascia per l'esterno della Renato Curi angolana, che però insomma sta abbastanza bene, mentre gli altri continuano a riscaldarsi col pallone, mentre i due portieri sono con il proprio preparatore per insomma allenarsi sulle prese aeree. Federico, linea a te, dici qualcosa sul Delfino e su questa gara importantissima contro l'Avezzano. Linea a te. Sì, Lorenzo, hai parlato poco fa di passione, la passione che ha contraddistinto questa settimana di lavoro per la truppa di Bonati. Sappiamo quanto è difficile una ripartenza, soprattutto per una squadra così giovane, ma come ha detto Alice, unitamente a quella che sono gli obiettivi del Capistrello, anche il Delfino
dalla propria parte ha l'obiettivo di cercare di migliorare, di crescere ancora di più con i propri giovani per avere una prossima stagione ancora più fruttuosa dal punto di vista di risultati. Bonati ovviamente ha spronato i suoi in questa settimana di lavoro in vista del match con l'Avezzano. Il quadro sugli infortunati lo abbiamo visto poco fa, ma sicuramente non si discosterà molto da quello che è stato l'11 di partenza contro il Chieti. Difatti, comunque, nonostante il risultato, la differenza tecnica soprattutto è stata abbastanza chiara. Anche Arsene, che era assieme a me a commentare la partita per Rete8 Sport, insomma, ha visto una predominanza dal punto di vista tecnico degli uomini di Lucarelli. Quindi diciamo che nonostante la sconfitta con superiorità numerica per il Delfino, Bonati è assolutamente soddisfatto del lavoro dei suoi ragazzi, e buona parte appunto verrà confermata. Ci viene ovviamente in mente il fulcro del gioco Thomas Silvestri, nonché il capitano Tine Mori, ma anche lo stesso Andrea Sabatini, così come Francesco Pietrarulo, che domenica contro il Chieti ha esordito. Questi quattro faranno sicuramente parte della partita, al pari di Simone Marzucco. C'è da vedere Albanese dove si collocherà, se sull'out di sinistra oppure se come riferimento centrale della difesa. Probabilmente osserverà un altro turno dalla panchina il bomber Gabriel Petro, appunto per far spazio a Francesco Pietrarulo. L'attaccante classe 98 Bonati sta cercando di far come posso dire, di utilizzare entrambe i terminali offensivi contemporaneamente in partita, ma ovviamente hanno delle caratteristiche alquanto simili, quindi diciamo che il lavoro è abbastanza lungo, e appunto magari potrà essere, come dicevo prima, in chiave prossima stagione. Per il momento, Lorenzo, è un clima sicuramente buono, felice, carico, appunto perché lo ripetiamo, il Delfino disputa queste partite, ma questa settimana di lavoro assolutamente senza alcuna pressione, appunto per divertirsi, per cercare di crescere ancora di più. Da Pescara per il momento ti restituisco la linea. Sì, grazie, grazie Federico. So insomma che tanti di voi hanno raccolto delle interviste, le parole, alcune insomma anche con i mister di queste squadre, quindi io vi rimando all'appuntamento serale con Rete8 Sport, dove insomma vi faremo ascoltare, vi faremo sentire le impressioni degli addetti ai lavori. Torno all'Aquila per il suo secondo turno. Angelo Liberatore, Angelo, cosa sta accadendo? Perché insomma non ce lo possiamo nascondere, attenzione massima, domenica si va dalla capolista. Assolutamente sì, Lorenzo, in realtà qui l'allenamento vive una fase ancora di stasi, perché a prendersi la scena è il tecnico Roberto Cappellacci, che sta tenendo a rapporto la squadra. Sono schierati i giocatori, divisi come ti avevo detto nel primo collegamento già in due gruppi. Non si è ancora cominciato a lavorare sugli schemi, e questo è un ulteriore tassello di quello che dicevi tu giustamente, stavo per dire da studio, in realtà dal campo di Città Sant'Angelo, ossia Cappellacci vuole attenzione massima, e quindi vuole che qualsiasi tipo di schema, di movimento che si andrà a provare sia rodato e oliato al centimetro. D'altronde questo è un campionato molto breve, un campionato compresso che si gioca sui dettagli, e in ogni partita è importante non sbagliare, ancor più è importante fare bene, ma dico ancora di più fare benissimo in uno scontro diretto che tra le altre cose torna dopo 8 anni, e l'ultima volta fu ugualmente importante perché Chieti e L'Aquila si andarono a incrociare nei playoff dell'allora Lega Pro Seconda Divisione 2012-2013, doppio confronto che sorrise a L'Aquila, anche se L'Aquila venne sconfitta nella semifinale di ritorno a Chieti, segnò allora Riccardo Capogna. Per quello che riguarda invece l'ultima partita di campionato giocata a Chieti, finì ancora 1-0, ma lì fu 1-0 per L'Aquila, segnò Saveriano Infantino. Curiosità, Angelo, scusami se ti interrompo. L'umore della piazza com'è? Perché da quello che ho capito la squadra è concentrata e non potrebbe essere altrimenti, allora, con un mister come Cappellacci. La piazza cosa dice? Perché ovviamente
cresce la tensione anche sotto l'aspetto delle tifoserie. Quelli dell'Aquila, gli ultra cosa dicono? Fondamentalmente il rammarico vero è non poter seguire questa squadra dai gradoni, dagli spalti del Gran Sasso a Concia, perché con questo nuovo progetto che si è avviato dopo, ai noi, il fallimento del 2018, si respira un'aria veramente nuova, e questo è stato messo in luce e rimarcato più volte anche da tutti coloro i quali sono entrati nella compagine societaria aquilana. Penso appunto al co-presidente Gabriele Di Cristofaro, ma ultimo in ordine di tempo il nuovo direttore generale Gianni Tuosto, arrivato dall'Audace Barletta, e a riprova del fatto che piazza, società, squadra siano una sola cosa, Tuosto oggi era all'inizio della sessione d'allenamento già in campo, era lui a dare il benvenuto ai ragazzi sul rettangolo verde dello stadio. Leggevo anche dai social dell'Aquila che c'è stato un grandissimo riscontro per quella che è stata la partita che abbiamo proposto, l'Aquila del Fino Flacco Porto, a riprova del fatto che l'Aquila ha fame, ha voglia di calcio, ha voglia di vedere questi ragazzi in campo. L'auspicio è che si possa, almeno nell'ultima coda di questa stagione, considerando che si parla di riapertura degli stadi dal 1° di giugno per i campionati di interesse nazionale, e l'Eccellenza lo è diventato, prova nel fatto che altrimenti non sarebbe ripartita, si possa arrivare almeno all'ultima parte di stagione con un po' di pubblico sugli spalti, perché appunto l'Aquila voglia di vivere questa stagione, l'Aquila città intendo, di vivere questa stagione, di vivere questa squadra che è entrata nel cuore di tutti gli appassionati, come credo non accadesse da diverso tempo. Negli ultimi campionati di Serie B c'erano stati sempre problemi più o meno sopiti a metà stagione, stavolta invece l'impressione è che finalmente l'Aquila abbia trovato la sua linea da seguire. Perfetto, grazie, grazie Angelo, come sempre completo e preciso anche sotto l'aspetto dell'umore della piazza, che come hai detto tu storicamente ha calcato campi ben più importanti, vuole tornare lì a recitare ruoli importanti. E allora io ringrazio Angelo, che ovviamente rimane con noi, lo vedete il nostro mosaico, abbiamo solamente lasciato Veronica Di Giovanni, impegni di lavoro, e allora ancora un grazie a lei per questo intervento. Vado, torno da Arsene Iannotti, perché il big match si giocherà lì all'Angelini, sotto l'aspetto meteo, Arsene, ti confermo, sarà una giornata bellissima, circa 20 i gradi a quell'ora, con un sole che illuminerà sicuramente due grandissime squadre. Linea a te, Arsene. E insomma, allora Lorenzo, mancheranno solo i tifosi, perché il clima sarà quello giusto. Ne approfitto per dirti che nell'appuntamento serale proporremo un'intervista che abbiamo realizzato con la collaborazione dell'addetto stampa Monica Di Fabio, l'assessore allo sport del comune di Chieti, Manuel Pantalone, molto interessante. Gli abbiamo chiesto quella che è un'impressione sulla sfida con l'Aquila, questo big match, e anche sul terreno di gioco dell'Angelini, che è un terreno di gioco, come avrai visto anche tu, finalmente all'altezza. Sì. Quella che vedremo sarà anche la sfida di Fabrizi, Luca Fabrizi, che è passato un po' dalle critiche di inizio stagione, quelle prime 7 sfide in cui era andato a segno una sola volta, rigori sbagliati, insomma erano piovute addosso al calciatore aquilano diverse critiche, mentre si è totalmente rigenerato, aveva segnato il gol con il Lanciano, poi è stato decisivo nella sfida con il Delfino Flacco Porto nel match di domenica. Io direi di passare anche un po' quella che potrebbe essere la formazione in vista della partita con l'Aquila, che il Chieti, lo ricordiamo, affronta da capolista. Dovrebbe trattarsi di una sorta di 3-5-2 con Forti in porta, i tre di difesa confermati, Consorte, Filosa e Aquilanti da sinistra verso destra. Quindi a centrocampo sicuramente ci saranno Corticchia e Mariani, non ci sarà Verna perché è squalificato proprio contro il Delfino Flacco Porto. Al suo posto dovrebbe giocare dal primo minuto Lorenzo Farindolini, in vantaggio su Donatangelo, sull'ex giocatore del Penne, dunque dovrebbe esserci lui a centrocampo. A sinistra invece c'è un dubbio, perché c'è il nuovo arrivato Riccardo Mastrilli, che insidia Manfredo Pietrantonio, che era stato il titolare contro il Lanciano, poi però ha avuto un problema
muscolare, è stato sostituito a Pescara. Ne approfitto anche per salutare Federico Di Fabio, proprio nella sfida contro il Delfino, dove aveva giocato Siragusa. Mentre per quanto riguarda il reparto offensivo, al fianco del capitano Galli dovrebbe esserci chiaramente Luca Fabrizi al posto di Spadafora. Luca Fabrizi, che come dicevamo, giocatore aquilano, che aveva esordito tra l'altro in Serie D con l'Aquila nella stagione 2017-2018, aveva totalizzato 22 presenze, un gol. Il padre era un giocatore rossoblu, insomma una sfida speciale per questo giocatore, che dovrebbe ritrovare una maglia da titolare. Ci sono anche i Cramellà e Rodia in preallarme, pronti a subentrare. Chiaramente per i Cramellà si tratta dell'esordio nel campionato, perché non ha ancora disputato alcun minuto, anche se hanno avuto parole al miele per il giocatore, il talento marocchino, sia Antonio Paciarella, il direttore sportivo del Chieti, ma anche da parte del tecnico Alessandro Lucarelli. Quindi vedremo se entrerà finalmente a partita in corso il calciatore marocchino. Allora io, Lorenzo, direi che per il momento è tutto, ti posso restituire la linea. Chiaramente se hai curiosità, sono qui. Quella contro l'Aquila è probabilmente la partita del campionato, la partita dell'anno. Siamo convinti che la squadra possa davvero fare una grande partita e dare continuità alle due vittorie consecutive contro Lanciano e contro il Delfino Flacco Pescara. E una cosa molto importante, per la quale come amministrazione facciamo i complimenti e cogliamo l'occasione per fare nuovamente i complimenti alla società per l'organico importante che ha messo a disposizione di mister Lucarelli, e un Chieti che sta giocando molto molto bene, e ci auguriamo, ripeto, di poter anche domenica contro l'Aquila poter festeggiare per un'altra vittoria, che a quel punto sarebbe davvero importante ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, ossia del salto di categoria. Per quello che riguarda il Manto Erboso, mi preme ribadire che insieme al nostro sindaco abbiamo posto la massima attenzione per far sì che il Manto stesso potesse essere pronto per la ripresa del campionato. Abbiamo curato davvero ogni singolo aspetto insieme agli uffici, insieme al servizio sport, e siamo davvero felici di poter assicurare alla squadra di calcio della nostra città un terreno nel quale è un piacere giocare. Abbiamo provveduto dapprima a una ripiantumazione per rendere omogeneo il Manto Erboso, e poi a tutto quello che era il discorso legato alla manutenzione. Stiamo facendo un lavoro davvero molto attento e riteniamo che questa sinergia tra amministrazione comunale e le squadre della città, in questo caso la squadra di calcio della città, sia qualcosa di imprescindibile per arrivare ai traguardi desiderati. Grazie, grazie Arsene. Ricordiamo appunto l'appuntamento di questa sera su Rete 8 Sport, dove ovviamente vedremo anche i servizi, le interviste realizzate dai nostri inviati su tutti i campi di eccellenza. Un ringraziamento a voi per queste ultime notizie. Poi ovviamente ci saranno variazioni, perché i tecnici all'ultimo minuto potrebbero tranquillamente cambiare idea, anche e soprattutto proprio nella mattina di domenica, quando andranno a conoscere lo stato reale di forma dei calciatori. Il campo principale ovviamente sarà quello di Chieti, con lo scontro tra Chieti e l'Aquila, ma occhio anche al match del De Marsi con l'Avezzano, che ospita un Delfino che vuole assolutamente ottenere i primi punti di questa stagione. Eccellenza On Air termina qui, un ringraziamento speciale in regia al nostro Mario Giacchetta, un ringraziamento ai nostri inviati, ma soprattutto il grazie più importante va a voi che ci seguite sempre in diretta. Noi siamo sempre qui sui campi dell'eccellenza a raccontarvi le emozioni, le impressioni e anche un po' quelle che sono le sensazioni dei tanti addetti ai lavori, soprattutto dei tecnici, delle dirigenze e dei calciatori stessi, che vogliono raggiungere un sogno chiamato Serie D. L'appuntamento è questa sera su Rete 8 Sport per l'edizione serale, dove appunto, ve lo ricordo, ci saranno anche le interviste dei protagonisti. Da Lorenzo Valeriani ora è davvero tutto, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre su Eccellenza On Air.